Ciao a tutti amici di Tech, sono qui con iPad 2018, ovvero iPad di sesta generazione. Cerchiamo di scoprirlo al meglio nel nostro video, cerchiamo di capire quali sono i suoi pro e i suoi contro e appunto cerchiamo di capire se il supporto ad Apple Pencil, che è chiaramente la cosa più importante di quest'anno, può valere la pena per un upgrade dal modello precedente. Iniziamo subito! Bene amici, quindi questo è il nuovo iPad da 9.7 pollici, ovvero iPad 2018, ovvero iPad di sesta generazione. Si tratta di un dispositivo che mantiene lo stesso design, lo stesso form factor dei classici iPad da 9.7 pollici, che però arriva con delle funzionalità nuove per questo tipo di iPad non Pro, come ad esempio il supporto ad Apple Pencil. Anche le performance migliorano e il prezzo resta sempre accattivante. Insomma, a circa 359€ non possiamo pretendere di più da un iPad, così come non c'è grande scelta sul panorama alternativo. Questa è forse la soluzione più intrigante, con un'esperienza d'uso soddisfacente che dura a lungo e che ci permette appunto di sfruttare un ecosistema ben gestito in integrazione hardware e software di primo livello. A livello di design quindi non ci sono cambiamenti, il dispositivo è realizzato esattamente come tutti gli altri iPad da 9.7 pollici, non ha somiglianze con iPad Pro perché non ha i 4 speaker, non ha lo smart connector, insomma è un iPad entry level standard come tutti. Quest'anno arriva anche una colorazione gold che nella versione dell'anno precedente non era disponibile. Per quanto riguarda il display, vi dicevo 9.7 pollici, peccato che manchi la laminazione completa, manca lo standard DCI-P3, manca il True Tone, manca il refresh rate a 120Hz, insomma niente che possa competere con iPad Pro, però è comunque un display molto molto valido considerando la tipologia di pannello IPS, la risoluzione e comunque sia considerando l'utilizzo. Certo, magari a qualche utente, a qualche studente avrebbe fatto comodo avere ad esempio una modalità True Tone a disposizione, magari per affaticare meno la vista, però questo è il compromesso che si può avere con questo prezzo e comunque il pannello risulta soddisfacente. Solo se avete provato un iPad Pro o comunque un dispositivo di fascia più alta potreste sentire un po' la mancanza di queste tecnologie un po' più avanzate. Nell'uso di tutti i giorni, però, anche questo display risulta piuttosto soddisfacente. A compensare il display ci pensa il supporto all'Apple Pencil, che è il vero e proprio elemento chiave di questo iPad. La Pencil infatti non era mai stata resa compatibile con un iPad di categoria non Pro e questo ci fa capire quanto questo strumento non sia solo utile per i grafici e i professionisti, ma anche per gli studenti che vogliono prendere appunti, annotare libri, PDF e via discorrendo. In più, il numero di app compatibili con questa matita digitale di Apple è sempre più vasto e copre quasi tutte le esigenze, quindi non bisogna assolutamente sottovalutare uno strumento così intuitivo anche per quanto riguarda lo studio, e questo è stato il ragionamento fatto a Cupertino che ha spinto Apple anche ad aggiornare alcune applicazioni come Pages, Numbers e Keynote con supporto ad Apple Pencil. Parlando di hardware e prestazioni, questo iPad sicuramente resta fluido, potente e sicuramente non ci fa sentire alcun tipo di mancanza durante l'uso di tutti i giorni. Possiamo sentire qualche calo di performance durante l'uso di più applicazioni contemporaneamente, quando lo portiamo veramente al limite, ma nell'uso quotidiano anche di app pesanti, di giochi pesanti, non noteremo alcun problema perché il chip è comunque di tutto rispetto, è lo stesso montato su iPhone 7, quindi sicuramente non ci troviamo davanti a una soluzione sin troppo scarna oppure obsoleta. Ci sono solo 2 GB di RAM in questo caso, a differenza dei 4 di iPad Pro, però la soluzione è comunque soddisfacente, non ci fa appunto penare in alcun ambito. La connettività è ottima, non ci sono appunti da fare, la connessione è sempre stabile, le performance sono buone, c'è il protocollo Wi-Fi AC, doppia banda, LTE nella versione cellular, manca lo smart connector, però l'iPad risulta comunque al massimo della sua connettività, è supportato anche Apple Pay per gli acquisti online, c'è il jack audio, insomma non manca assolutamente niente. Per quanto riguarda l'utilizzo di intrattenimento, questo iPad offre buone performance, ci permette di guardare senza problemi contenuti video, film, serie TV grazie ad un display comunque molto buono, nonostante non sia ai livelli di iPad Pro.
L'audio è caratterizzato da soli due altoparlanti, quindi non da quattro come sul modello Pro, però risulta soddisfacente con un volume sufficiente. Parliamo di autonomia, che non si distacca da quella degli altri iPad, sempre 10 ore, sempre senza alcun tipo di problema, quindi una giornata di utilizzo intenso o due di utilizzo medio. Ancora, la ricarica chiaramente non è sempre la più veloce, però risulta abbastanza soddisfacente, per esempio se lo lasciamo caricare durante la notte. Per quanto riguarda il software, iOS ha fatto dei passi da gigante negli ultimi tempi e questa versione è davvero ottima per i tablet, quindi oltre alla classica stabilità e intuitività, iOS 11 porta con sé il nuovo multitasking, il dock per ospitare più app e richiamarle all'occorrenza, il drag and drop per la gestione dei contenuti tra le app e una facile gestione di più app in contemporanea. Parliamo di fotocamera però, che non è esattamente soddisfacente, o meglio, non come quella degli ultimi iPad. Questa fotocamera non è troppo avanzata, però è comunque un modulo da 8 megapixel con apertura f2.4 sul retro, autofocus però manca l'HDR automatico. La fotocamera è parecchio distante da quella di iPad Pro e non offre le stesse performance, però per chi non è troppo esigente o comunque per gli studenti per realizzare foto, progetti e video scolastici offre comunque una buona qualità. I video arrivano a 1080 pixel, 30 frame per secondo, anche se manca l'autofocus continuo in registrazione. Peccato per la fotocamera frontale che è una FaceTime HD da 1.2 megapixel che registra video a 720 pixel. Magari per qualche videochiamata una qualità maggiore avrebbe fatto la differenza. Ma veniamo adesso alle conclusioni di questo iPad. iPad che mi è piaciuto tantissimo, che è molto 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 più interessante rispetto a quello dell'anno scorso, grazie al supporto ad Apple Pencil, grazie alle performance migliorate, grazie anche a un comparto hardware che strizza anche l'occhio alla realtà aumentata. Si tratta di un dispositivo molto molto interessante che a questo prezzo non ha praticamente rivali. Il suo più grande concorrente infatti si chiama iPad Pro, costa il doppio e offre qualcosina in più in termini soprattutto di performance, audio e display. Però questo iPad per questo prezzo risulta davvero un best buy. Noi lo consigliamo, potete leggere la nostra recensione completa sempre su tech.it. Vi ringrazio per aver seguito questo video, ci rivediamo con i prossimi video. Ciao!